Ciao ragazzi, in questo video mi vedrete impegnato nella nuova mappa Mayday del nuovo DLC Devastation. Ero in squadra con altri tre ragazzi italiani che ho trovato a random girando per trovare una partita. Devo dirvi che è veramente raro che io trovo dei ragazzi italiani che si sappiano anche muovere, diciamo, dentro a questa modalità Extinction, perché di solito trovo sempre dei nabbi allucinanti dove mi fanno sempre fallire tutte le sfide. Quindi sono stato veramente contento di trovare questi tre ragazzi che si sapevano muovere, poi tutti assieme abbiamo formato un bel team dove io ero geniere, quindi ho potenziato al massimo il geniere, mi occupavo della trivella e quindi quello era il mio compito. Avevo anche le siringhe, così ricaricavamo le munizioni, le armi molto più in fretta. Tutti gli altri invece erano dei medici, quindi si erano potenziati il medico. Un altro ancora ci lanciava gli scudi, un altro ancora poi aveva le munizioni. Quindi era veramente un bel team ed è così che bisogna giocare, diciamo, nella modalità Extinction, essere tutti uniti, sennò altrimenti veramente non si fa mai una fuga. Quindi in questo video, ragazzi, non aspettatevi, diciamo, chissà che, perché era in pratica una partita dove non avevo intenzione, diciamo, di registrarla, ma come ben sapete l'Elgato registra fino a un'ora di registrazione e vedendo che giocavamo così bene ho deciso alla fine di registrare tutta la partita e di portarvela qua sul canale. Spero che vi piaccia. Sicuramente l'inizio non sarà uno dei migliori, perché magari non sarà molto divertente, diciamo, da sentire, ma spero che vedendo il gameplay vi possa aiutare magari nelle tattiche vostre, nell'aiutarvi, diciamo, a superare alcune situazioni difficili. Quindi se in caso scrivetemelo tutto quanto nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate, cosa volete magari vedere, se volete magari un video dove vi spiego tutte le tattiche, oppure ditemi: no Beastard, nel prossimo video togli tutto il sonoro e spiegaci come superare quella determinata zona e tutto quanto. Io, ragazzi, ve lo farò senza nessun problema. Lasciate un bel like, appunto, se questo video fosse di vostro gradimento, commentate, passate nella pagina Facebook, iscrivetevi, condividete i video, ragazzi. Quindi direi che non mi sono dimenticato nulla e vi lascio al gameplay e noi ci vediamo al prossimo video. Dai, che me la sento che arriviamo fino in fondo. E ci stanno due cose. L'avrei mai sconfitto il Kraken? Sì. No, io no. Io sono sempre arrivato quando andavo sul tetto della nave, poi si buggava il gioco per tre volte, mi è successa. Due o tre volte e poi basta. E poi questa è la quarta volta che ci riprovo. Spero che non si buggi il gioco. No, mi buttava fuori, mi diceva host sparito e tutto quanto, anche se era impossibile. Ero sempre io l'host. Non so, magari è per i primi giorni che c'è tanta gente che scarica, non lo so. Sì, forse è quello, sicuro. Non lo so, perché sempre allo stesso punto per tre volte. Le prime tre volte che ci ho giocato sono sempre arrivato quasi fino in fondo. E poi sempre buttato fuori. Mazza, che sfiga. Un po' mi rodeva bene il culo. Ammazzare il Kraken, poi alla fine... Sì, perché avevo trovato anche tutti i progetti Venom, cioè eravamo veramente potenti come team. Ma dove si trova la Venom X? No, te la devo scrivere che sta più avanti. Esatto, ci sono i progetti sul tavolo, tu li prendi e poi trovi le cassette in giro, quelle rosse grandi, e da lì trovi vari oggetti, i tre oggetti che ti servono. Mi allora, le munizioni, Vai, vai, io vado con le trappole, che così prendo soldi anche con le trappole. Volete qualche munizione? No, io vado solo di coltello. Aspettate. Faccio un'altra. Ma che è che mi colpisce? Mi faccio un altro punto e poi le potenzio. Vabbè, perfetto. Io mi potenzio il massimo il geniere, così arrivo a $8,000. E se vi servono soldi, tanto, ve li posso lanciare. Buono. Così. Aspettate altri 2 secondi e li potenziamo. Livello 18. Finiamo prima qua tutte le porte. Mazzo, tutte le munizioni perforanti per terra.
è un fusibile? A che mi serve? Ah, Ah, se non hai i fusibile fusibile. progetti non servono a nulla. Aspetta, dov'è che è il fusibile? Lì. Preso io, che Lo io ho il progetto. rianimo, ce lo rianimo io. Ah, gli scudi servono anche, è vero. Sì, che li fa? Eccoli. Allora, TNT, io ho quasi finito il progetto, adesso muoio con queste scoregge che esplodono. Scudi, scudi. Ecco, sono caduto. Ma ti pare che in 800 devono arrivarmi? Alla fine non ho preso Ho fatto niente, mi avete bene. rubato tutto. Grazie. Aspettate, c'è qualcosa che mi può servire? Me ne manca una per il progetto. Oh, scendi qua, ci sta. Aspetta che arrivo. Prendo la trivella. Allora, ne piazza. Ah no, c'è ancora quella sopra. Cosa facciamo qua? No, fa quella sopra. Vabbè, fammo quella sopra e poi scendiamo giù. Buon, Vieni, ci prendo. perfetto. Io ho fatto il progetto del bengala adesivo. Sono in quella stanza. Sono in quella stanza. Su quel tavolo. Ma io ho preso una cosa che c'ho vicino alla vita, un bengala Progetto bengala. adesivo. Perfetto, Ma che due bengala serve? adesivi. Ma che Tieni serve? premuto. Ah, aspettate che ho Bisogna anche la chiave selezionare le dell'armadietto. scorciatoie. LSAT personalizzato, mi piace questa. Oh, qui c'è Porto un quello che bengala, serve. prendete il mio bengala che ho fatto cadere. Io ce l'ho, io ce l'ho il bengala. Me prima, mi ha capito. Ah, quindi quello dell'armadietto qua si trova. Che fatto? Ecco, mi dispiace lasciare la bengala. Sì, mo via di questo bengala che sto qua. Ah, non ho il TNT. progetto, è Ho vero. trovato un TNT. Munizioni perforanti. Che cavolo Ti mi serve? blocca? La grata. Un fusibile qui c'ho, raga. Vabbè, qui c'ho altre due cose da esaminare. Qualcuno prenda un progetto e costruisca queste cose. Questo è un fusibile. E qui si deve usare le munizioni. Ci sono due fusibili qua. Perché serve? Io ho finito il progetto. Se ne prendo un altro, ma poi. Qualcuno prenda un progetto, vieni con me, prendi il progetto, vieni quassù. Eccomi. Ma io so quello là dei cosi be dei bengala adesivi. Ah, ce l'hai anche te? Sì, ma. Sì. Beh, allora va là, aspetta che ne prendo io. Beh, ce l'ho anch'io, poi li perdo, mi sa. Sai che non lo so. Se faccio più progetti, quelli vecchi li Come si fa a tengo? fare il fusibile adesivo? Via qua. Una cosa ce l'ho, mi dice. Devi averne tre, poi devi schiacciare Select e quadrato. Ma è che io già uno ce l'ho di coso. Ne servono Ah, altri due. fusibile. Vabbè, piazzo e prendiamo nei prossimi. Ah, il punto. Buono questo. Questi che fanno sti cosi con la bocca Aspetta blu? che metto un po' di Scompaiono. trivelle, così sti qua. Oh, vuoi buttare un attimo le munizioni? Sì. Ce l'ho a livello 2. Oh, poi appena faccio il geniere al massimo, vi butto le siringhe, che anche a me con l'LSAT servono tantissimo. Io so l'Erexi. Che Erexi. cosa di bengala adesivo? No, non è così. È fuoco. Allora, qui usciva il tentacolo gigantesco. Dove? Qua, in questa Davanti a noi. porta di metallo. Eccolo. Figata. Ma che roba! Troppo figo. Oh, questa è attaccata alla livella. Per fortuna che ho trovato Oh, l'LSAT chi lo sta personalizzato. cosa spara? Oh, e basta! Vai, vai, L'hai proteggetemi che trovata? io sparo al coso, al tentacolo gigante. Che con l'LSAT in teoria dovrebbe subito scappare. Tiro un bengala. Ho tirato. Vai, vai. E vattene! Quanti colpi ci devo sparare? Fa pure questo fuoco la torre. Sapete che sto per cadere? Mazza quanti ce ne so. Oh, andiamo a cazzo. Allora, te ne vuoi andare? Io ho spiegato un botto di Te ne vuoi punti che c'ho andare? la reliquia.
sto finendo tutti i colpi. Oh là, finito. Tieni. Ma che gli servono, eh? Stanno là. Munizioni perforanti. Poi puoi andare a livello, un altro livello, ma dire. Buono, mi mancano altri due punti e ho il geniere al massimo e poi vado con le munizioni. Sì, con le siringhe, cioè. C'ho le munizioni a livello 4. Grande prova. Poi chi finisce magari il medico al massimo o ce l'ha anche al 4, anche le munizioni servono. L'LSAT è stato veramente un colpo di fortuna allucinante. Ma quelle piante che escono bisogna sparargli? Sì, sparali, che quelle là ti sparano tipo dei proiettili, ma sono peggio delle mitragliatrici sono. Ma quindi ho fatto bene a sparare quello. Sì, ammazzali tutti. Poi vedrai più avanti che bordello che è. Ma c'è sta un albero al muro? Qua? No. Ma qui sono tutti alveari così, mi pare. Ah, è facile. Quelli al muro sono più odiosi. Ma dopo arrivano anche i rino. Arrivano un po' più di casini. Però almeno non devi continuamente a sparare all'alveare. Anche così sì, fai quello sì. All'aino e la torretta fa da sola. Ho trovato un dente, ho trovato. Buono! Aspetta che piglio la torretta. Fanno un rhino. Esatto. Allora, piazziamo qua. Ho due denti. Qui ecco, carichiamo. Ho trovato un premio, mi hanno dato. Questo è fuoco a raffica, che bello. Aiuto, aiuto, aiuto! Sto morendo! Aiuto! Vabbè, qualcuno ha lo scudo? Ah, eccolo cos'era! Vai, vai, sparate, io tengo lo scudo! Chiamo la minigun, uso! Vai, vai, vai! Ammazzatelo, grande prova! Durato veramente poco, due... Aspettate che ricarico... Io vorrei con la minigun. Perfetto, allora andiamo su. Io direi di fare poi subito i progetti qua, tutti col Venom X. Infatti. Sì, sì. Qui cosa c'è? Progetto Tesla. Il Tesla anche non è male. Trappola ipno. Trappola ipno. Io prendo il Tesla che l'altra volta mi piaceva. No, cazzo, ipno. Abbiamo due. Io ho preso la trappola ipno. Io il Tesla. Esatto. Facciamo subito questa qui. Apriamo prima tutte le porte, che non si sa mai, magari troviamo qualcosa. Qui che esce? Da qua? Cavo. Da qua che esce? Munizioni. Oh, se vedi questi qui, ammazzali subito questi qui mezzi gialli. Questi pieni di buboni. Perché però ho fatto una cavolata, ti danno un bordello di soldi. Però mi sono preso la RX come c'è una fuoco a raffica. Oh, occhio qui, guarda. Non vedo l'ora di farmi. Di farmi il medico a livello 4. Ma niente. Ma che ma. Stupide piante. Qui c'è il Venom. Però mi manca ancora un coso per fare il Tesla. Ecco qui il Tesla. Progetto Venom. Io adesso ho ancora i vecchi bengala. Dite che mi scompaiono? No, non ci sono. Se faccio... Questa è una batteria nucleare ho preso. Oh, buono, buono, buono. Munizioni perforanti. Mi mancano due cose per il Venom a me. Quassù cosa c'è? Munizia. C'è quell'altro. Buono, e adesso prendiamo progetto Venom. Che è questa? Ah, è la mia, è la Tesla quella. Che fa? È elettrica, è una trappola. Appena si avvicina qualcuno prendi. Se per caso trovate una bottiglietta. Guarda che attivo le trappole.